100 headlines, making me blind. All of your pleasures, catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay under the night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know I gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm all alright. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down. Tell myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on. Until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again. Telling me not to pretend. There's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk by. Benvenuto all'episodio numero 14 di WWF Civilization qui da Washington DC per un episodio che si preannuncia spumeggiante. Beh, abbiamo avuto già un annuncio clamoroso, ma questa sera avremo un altro annuncio di Lori Oddi, il presidente, che tornerà per annunciarci insomma qualcosa di molto particolare e di molto importante allo stesso tempo. Ma l'annuncio riguardante WrestleMania è stato questo, ovvero una Royal Rumble a 10 superstar per determinare, per decretare il number one contender al titolo di campione internazionale che attualmente detiene David Jones e che probabilmente sarà difeso nella Civilization successiva a WrestleMania, che sarà peraltro, pensate un po', Old School Edition. Ma questa sera si parte con il botto. Abbiamo un main event che sarà un face to face tra Ernemor e Max Luger, i due che andranno nel main event di WrestleMania 37. E poi abbiamo insomma iniziamo subito con il match che vedrà Kratos difendere il titolo television dall'assalto di Joe Emmett. Con il match valevole per il titolo television tra il detentore Kratos e il suo sfidante Joe Emmett. Ed eccolo qui il campione television più longevo della storia della WWF. Chiaramente è un titolo che è stato creato con Civilization, quindi a 3-4 mesi, però questo pensate che ha il titolo da fine dicembre, precisamente da TLC, quindi metà dicembre. Sono 2 mesi e mezzo attualmente che Kratos detiene il titolo television, titolo che viene, ricordiamo, difeso ogni settimana. Pensate un po'. Oggi Joe Emmett sarà il suo avversario, un avversario molto duro, però io confido nelle capacità di Kratos, eh. Ricordiamo intanto gli altri match della serata. Avremo un 2 contro 2. In un team avremo Thompson, Michael Thompson e Paul Jason. Dall'altra parte avremo Danny Johnson e Mr. Lufo. Poi Rayford, il neo campione TWF, che dopo avremo un'intervista sul ring con Alexandra, sarà partecipe del suo match contro FMO, accompagnato da Garnet Corta. E poi ancora avremo un altro match interessantissimo tra Vesa e Victor Emmett. Per non scordarci gli altri due match del Money in the Bank Qualification, anzi 3 match per la qualificazione Money in the Bank, Sam McMorton addirittura contro il suo stesso compagno che GD, qua c'è lo zampino chiaramente di Crozza. Poi Mr. P contro Martin Johnson e Dodger contro Nicholson, altro match interessante. It's broken out of the world.
subito la meglio. Questo confronto molto, sarà molto duro sicuramente tra Kratos e Joe Emmett. Joe Emmett che, insomma, attenzione, subito una ginocchiata tremenda alla valletta, quasi una vera NAWL, che probabilmente starete seguendo sul sito WWF, una federazione al momento indipendente, ma che comunque dovrebbe diventare una federazione legata alla WWF, quindi dipendente dalla WWF nel giro, penso, di qualche mese. Perché comunque, insomma, a parte esserci gli ex atleti WWF, comunque la federazione che ha bisogno di essere notata, sì, su YouTube va bene, però poi deve essere notata anche da altre emittenti televisive e anche da molti fan, perché comunque sono anche lì grandi match. Attenzione! Prima Oscar, una mossa particolare, una sottospecie, diciamo, di Jason Omatic. Poi addirittura Kratos lo lancia, lo scaglia contro l'angolo. I fan applaudono Kratos. Ancora Kratos, un uppercut devastante. Joe Emmett è rimasto lì nella baracca, nella palude, insieme a Clark e agli altri, anche se, insomma, dovrei dire anche addirittura a Mike, anche se Mike ha probabilmente dato una nuova vita a Joe e a Clark dicendo di essere liberi. Secondo me Mike Emmett sotto sotto li usa per i suoi scopi. Qui belli pazzesco over the head da parte di Kratos, che anche quest'oggi sembra dominante. Settimana scorsa contro Ian Martin ha dovuto soffrire le proverbiali sette camicie, ma alla fine è riuscito nel suo intento, ovvero difendere il titolo television. Oh, attenzione però qui alla swing neck breaker di Joe Emmett, che è un picchiatore per eccellenza. Questo Joe Emmett è un osso durissimo e Kratos non deve abbassare la guardia, non deve sottovalutarlo. Oh, pugno diretto, quello di Joe Emmett che entra nel ring, se lo carica, oh mio Dio, non riesce, Kratos è molto bravo, e poi una DDT stranissima. Ma questo Kratos ci sa fare, ragazzi, pazzesco, ha battuto Cougar, è vero, forse Cougar già stava pensando per Stemmania, però è vero, lo ha battuto. Ora la strada powerbomb addirittura sul tavolo dei commentatori, per chiudere poi con insomma, con tutta il suo entusiasmo. Attenzione, Joe Emmett preso in consegna, eventi del cambiamento, Winds of Greek, eventi della Grecia a segno. Attenzione, attenzione, Hook Ladder, Hook Ladder Slam di Joe Emmett, che poi, beh, diciamo, non ha una strategia vera e propria questo Joe Emmett, però mi dà assoluta la schiena. Attenzione ai suoi calci, ovviamente per la sua Emmett bomba. Attenzione ancora, stavolta al mento, stavolta Kratos sta rischiando molto. Kratos sta rischiando davvero di perdere il titolo quest'oggi, a due settimane, tre settimane da WrestleMania. Ricordiamo, 15 marzo, l'evento più importante dell'anno. Quest'anno veramente già abbiamo i nostri due main event, ovvero Max Luger contro Nemor e poi Entox Refro contro la McCorta, mentre ancora Black Slam da parte di Kratos. Beh, questi due non sono ancora stati definiti nella card. Poi abbiamo altri match di qualificazione Money in the Bank questa sera, chiaramente. Già sappiamo tre nomi, ovvero FMO, David Johnson e Rocky Berlinguer. Tanto qui, conto di uno, Kratos c'è. Attenzione, non ci credo! No, attenzione! È bel pombo! Sul campione! Uno, due, e tre, no! Kratos resiste stoicamente. Resiste stoicamente. E attenzione, no, c'è il miracolo, Kratos c'è cedere. No, Kratos non può cedere in questo modo. Kratos non può cedere in questo modo. E infatti resiste. E c'è una DDT clamorosa del greco, che ha dominato, ma vedete, è metta con qualche manovra. Oh, non ci credo, Super Greek Uppercut, il super uppercut proveniente dalla Grecia. 1, 2, no, non c'è il 3, passa, ma vuole la stride, no, Joe Emmett, combo basso, l'arbitro non lo vede, non l'ho visto l'arbitro, non l'ha visto, è un colpo all'Inzebre Day. Kratos l'ha sentito, infatti guarda qui, l'ha dovuto allontanare. Ancora lui, ancora Kratos, match che però è agli sgoccioli, entrambi adesso stanchi. Attenzione, Kratos lo va a prendere, pare di un body over the end di Kratos, del greco, che ora penso voglia chiudere il match. No, Joe Emmett la lontana. Attenzione, Kratos alle spalle, entra a fare gomitata Joe Emmett, Emmett bombo, di nuovo, Kratos evita il tutto, ed ora è lui a voler
uccidere il suo avversario con la Last Ride Force. Sì, siamo tutti pronti per la Last Ride Power Bomb, la Power Bomb dell'ultima corsa, dell'ultimo giro. 1, 2 e 3. Kratos difende ancora una volta il titolo di campione Television. Mamma mia ragazzi, è imbattibile questo. Cioè, quanti match ha perso? Ha perso 2 match in passato, ma come ha fatto non so. Ma da quando ha quel titolo è davvero imbattibile. Cioè, non ha mai perso probabilmente da quando ha quel titolo, eh. Nei match singoli non ha mai perso, pensare un po'. E lotta tutte le settimane. Spera sarà un bravo Joe Emmett a riversare il tutto. Ma poi arriva, è arrivata la Last Ride Power Bomb. La Power Bomb dell'ultimo giro, dell'ultima corsa. 1, 2 e 3. Kratos is still Television Champion. Davvero un record straordinario per il greco. E i fan applaudono. Sono certi che questa leda può far molto in WWF. E anche io ne sono certo. Spero che anche i miei colleghi di Dresden Media ne siano certi, eh. Però è davvero forte questo. È davvero forte. I'm not gonna stretch this topic out too much, so I'm gonna keep it short and sweet. Anymore, when you eliminated me and cost me my TWF heavyweight title, you put a dent in my career, just like what you've been trying to do for the last month or so. I don't know, I lost track. But the point of the matter is, the next time we cross paths, since I know just about everything you do and more, best believe I will do all that I can to end your career, you overrated fuck. Now as far as the new TWF heavyweight champion goes, Antox Rafer, you know damn well you're holding something that belongs to me. That is my property. You are holding something that you should have never even won in the first fucking place. And guess what? I want it back. That's why, for WrestleMania 37, I am invoking my rematch clause just to make sure that you not only have an opponent, but also have a true test on your hands. Because when people like you and Ernie Moore stop my momentum, bad things will happen. So, you know, it's gonna be fun me beating the shit out of you, because once it's all said and done, everyone's gonna realize, everyone in the WWE fan base, everyone in the car wrestling world, everyone in the virtual wrestling world, they're going to realize that Garnett Court, once more, is not to be the one to be fought with. Case closed, finito. I'm done.